前に出ます。止まるわ、止まりきるか。そうだ、ね、ロスタイム、ロスタイム、ロスタイムになりましたけど、un inizio di stagione decisamente entusiasmante, quello che ha vissuto Andrea Caldarelli nella prima gara del Super GT 2014 sul tracciato di Okayama. Il pescarese del Lexus Team Keeper Toms si è infatti aggiudicato la vittoria, la sua prima da quando è approdato in Giappone, ottenendo anche la leadership della classifica piloti, dopo essersi qualificato in quinta posizione a soli 4 decimi dalla pole position. Andrea ha avuto il privilegio di guidare la Lexus RCF nella prima parte di gara, recuperando già una posizione al via, nonostante la scelta di montare le gomme dure, che non ha messo la vettura numero 37 in condizioni di superiorità rispetto agli avversari. «Sono entusiasta di aver finalmente conquistato la mia prima vittoria in Giappone», ha affermato Andrea Caldarelli, «dopo alcuni anni difficili in cui abbiamo dovuto sempre rincorrere all'inizio dell'anno per essere al pari degli altri. Qui ad Okayama abbiamo dimostrato il nostro potenziale, che era già emerso nei pochi test che avevamo disputato negli scorsi mesi. Devo ringraziare il Lexus Team Keeper Toms, che mi ha messo in condizione di guidare una macchina eccezionale. Gli stessi miei sponsor, che hanno creduto in me e che mi hanno accompagnato in questa avventura, sono stati parte integrante di questa mia affermazione. Proprio a uno di loro in particolare, Mario De Cecco, scomparso purtroppo nei giorni scorsi, va il mio pensiero e la dedica di questo risultato», ha commentato infine il pilota pescarese Andrea Caldarelli.